Ciao amici di Trend and Dance del canale YouTube di Arthur Spielberg. Sono qui in questa bellissima manifestazione celtica. Noi ci vediamo domani, assolutamente, lei vi darà tutte le attività di domani che sono veramente veramente tante. Buona serata a tutti. Grazie Betty, grazie naturalmente a voi che siete anche oggi numerosissimi. Domani vi ricordo che i Fabula ritornano per il concerto della serata. Domani sera saranno preceduti dai Selfish Murphy dalla Romania, la prima band che ha portato nel paese il punk rock celtico irlandese. Quindi Selfish Murphy e poi Fabula domani sera ci sarà da scatenarsi. Intanto io vi invito a lasciare spazio per il nostro vassago qui davanti, se potete disporli a semicerchio, a semiluna come preferite, in modo che il nostro vassago abbia lo spazio per i suoi spettacoli di fuoco giocoleria. Oggi è la serata giusta con la vincevento, quindi il nostro vassago si potrà sicuramente sbizzarrire, quindi baci e abbracci al lato palco, mi raccomando, abbiate pazienza. Nel frattempo che vi spostate in modo che il nostro vassago possa disporre i suoi strumenti di lavoro e anche per avere il giusto spazio insomma per la sua esibizione, io nel frattempo che vassago si prepara approfitto per ricordarvi gli appuntamenti di domani al Triskel. Si partirà alle 15.30 con la creazione di una bacchetta magica insieme a Jordi del giardino di Wolfi. Possono partecipare grandi e piccini, è assolutamente divertente. Poi abbiamo anche gli spazi all'ombra, quindi anche se fa un po' caldo non temete, abbiamo provveduto per chi appunto partecipa ai laboratori ad avere uno spazio in ombra. Alle 16 invece si potranno creare i bellissimi gioielli con intrecci celtici che potete ammirare anche all'InfoPoint, il laboratorio per adulti o ragazzi dai 15 anni in su sarà insieme a Kathleen dei MacIver, insieme a lei potrete creare questi bellissimi gioielli che poi rimarranno di vostra proprietà. Anche domani alle 16 ci sarà il corso di tiro con l'arco con il nostro mitico Rob Roy che è qui davanti, che si sta dissetando dopo una lunga giornata tra corsi di tiro con l'arco di 2 ore e poi le dimostrazioni di tiri liberi per tutti. Anche loro quest'anno sono nel boschetto, potete seguire le indicazioni all'ombra e quindi al sicuro, insomma, se temete di essere sotto il sole potete stare tranquilli. Mentre poi alle 17 sarà possibile insieme a Wolf MacIver creare un portacorno in cuoio, utilissimo con anche il completo di corno potorio per poterlo utilizzare e sentirvi nel pieno dell'atmosfera del Triskel. Ancora alle 18 continua l'appuntamento con i bellissimi laboratori di Greta, si potrà creare questa volta pozioni e incantesimi, è un laboratorio anche questo per i più piccoli e per gli adulti per imparare a manipolare la pasta di mais, sono dei laboratori molto interessanti, molto, molto belli e che danno anche una gran bella soddisfazione, vedrete che riuscirete a creare cose che nemmeno potevate immaginare. E ancora alle 18.30 invece insieme all'associazione culturale Astor Coi sarà possibile partecipare a un piccolo test archeologico, ci sarà l'accensione del fuoco così come avveniva nell'antichità e si utilizzeranno proprio delle ricostruzioni di quelli che sono stati gli strumenti dell'epoca. Alle 18 poi apre anche il nostro mercatino, veramente ricco di interessanti prodotti dalle ispirazioni celtiche e fantasy, e poi non dimenticate il vostro biglietto della mitica lotteria celtica con i suoi premi veramente fantastici, ma soprattutto è anche un modo per contribuire al Triskel, insomma potete venire qui, passare una bellissima serata in modo assolutamente gratuito, non c'è nessun ingresso, è un'opportunità per tutti e quindi insomma soli 2 euro per darci un contributo in più e per preparare quella che sarà la 20ª edizione il prossimo anno, un traguardo importante per il Triskel. Allora, so che Vassago è quasi pronto ormai, questa sera sarà uno spettacolo veramente interessante,
poi insomma ricordo che per prenotare tutti i laboratori si può rivolgersi con fiducia all'InfoPoint anche all'ultimo momento senza problemi. Se invece volete condividere le vostre foto sui social, dove trovate anche tutti gli appuntamenti del giorno, ogni giorno comunicato, potete farlo con l'hashtag Triskel 2019. Manca poco per il nostro Vastago, ricordo che il penultimo spettacolo ancora oggi e domani sarà qui con noi, è un artista di strada e quindi ricordatevi alla fine dello spettacolo di lasciare una moneta nel suo cappello. Allora Vastago, come siamo? Quasi pronti? Manca poco? Ci siamo, eh? Ancora qualche sfera da sistemare e siamo pronti, noi vi aspettiamo domani, ricordo i laboratori già dalle 15.30 e poi nel fine settimana già dal mattino, ci sono tantissimi appuntamenti. Non dimenticate le animazioni sabato e domenica con la compagnia San Giorgio il Drago, tema Harry Potter e poi naturalmente sarà possibile anche entrare in un magico mondo di fatte e folletti sempre con la compagnia San Giorgio il Drago. Allora il nostro Vastago è pronto, io vi lascio con Burning Idols Over the Stars, musica per Vastago. Thank you.
Grazie! Grazie!